di Gino Bartolucci e oggi siamo al fine di questa magnifica festa. Come sono andate queste quattro giornate? Ma sicuramente bene, naturalmente è stato un clou di presenze, naturalmente. Oggi domenica avevamo la nuvola di Fantozzi, no? Era prevista alle 8 uno squazzone che fortunatamente non c'è stato, perché altrimenti ci avrebbe rovinato il finale di questa bellissima quattro giorni. E quando è stato il giorno con maggior affluenza? Sicuramente ieri, perché avevamo all'arena i Nomadi, il concerto dei Nomadi, che naturalmente poi hanno fatto visita alla nostra festa mangiando delle cresce dell'oca che quest'anno è venuta stupenda. Ma per il prossimo anno, 40 anni, c'è già in serbo qualcosa? Ma sicuramente sì, no? Perché quest'anno, realmente i 40 anni erano quest'anno, però diciamo che il Covid ce n'ha fregato uno, perciò a un certo punto, però sicuramente avremo qualche novità che non vogliamo dirvi, però naturalmente dovremo fare qualche spettacolo aggiuntivo per i 40 anni, sai. È una delle feste della città più lungive, perché naturalmente 40 sono tanti. Abbiamo iniziato nel 1983, se non vado errato, no, 84 la prima festa della Crescia Matta. Poi naturalmente è stato un susseguirsi di aumento di presenze, naturalmente all'inizio era una piccola festa di quartiere, oggi è diventata una delle feste più frequentate della città di Fano. Le migliori orchestre che girano nella città sono queste che ospito io, perciò un motivo in più per venirsi a divertire con la Sabrina poi e il suo gruppo di ballerini che non si smentiscono mai. La festa è prima, durante e dopo. Il dopo è il più difficile, perché naturalmente dopo quattro giornate così uno... Per tutti quelli che hanno una certa età come me si cominciano a sentire. Infatti vogliamo ringraziare tutte le magliette verdi che hanno permesso che questa serata sia stata possibile. Un grazie di vero cuore anche a Gino Bartolucci, a tutte le persone che si sono esibite e che hanno partecipato a questa festa. Sofia,